in qualche modo l'orientamento segue la società, è dentro la società e quindi risponde al bisogno delle famiglie di farsi delle domande e trovare delle soluzioni comune. L'orientamento ha fatto 50 anni in Italia e dimostra con tutti i corsi di orientamento familiare, orientamento alla genitorialità, progetto personale, quindi legato all'individuo, che c'è bisogno di sapere, c'è bisogno di coltivare la persona, coltivare la coppia e coltivare gli individui che ci sono e che verranno, quindi i propri figli, proprio perché nello specifico se consideriamo il matrimonio come un giardino di cui prendersi cura, se non studiamo come prenderci cura di questo giardino è impossibile che questo giardino resista per 10, 20, 30, speriamo sempre. Quindi l'orientamento familiare che a Palermo ha compiuto 30 anni ed è iniziato nel 75 grazie a tre papà che decisero di andare a imparare, quindi sulla propria pelle, come si fa orientamento familiare. Sono andati anche a Pamplona a studiare, ad approfondire dei corsi, perché in Spagna l'orientamento familiare è materia universitaria, quindi già 30 anni fa avevano capito che bisognava studiare, che bisognava approfondire. È fondamentale per capire anche che società ci aspetta nel futuro. Noi non è che siamo andati a studiare, siamo proprio, cioè abbiamo studiato partecipando proprio a un corso di orientamento familiare che era il primo che si faceva a Milano, però con l'idea che poi al più presto possibile si potesse fare qualcosa di simile anche a Palermo. E si fece questo corso di 20 coppie di coniugi che riscosse un grande successo a Palermo. Si stabilì tra le varie coppie un grande affiatamento che si esplicitava proprio in discussione anche al di fuori delle ore di studio ufficiali, insomma. L'amore non ha un destino predestinato, no? Molto spesso la tendenza che viene dettata un po' dal pensiero contemporaneo induce a ritenere che una volta che la passione, che il sentimento si infiacchiscono, svaniscono, il destino della coppia è ormai segnato. Ecco, i corsi di orientamento familiare invece vogliono, come dire, spingere a comprendere che in realtà gli sposi possono essere protagonisti artefici del destino del loro matrimonio. Hanno un potere di influenza anche sulle passioni, coltivando il loro rapporto, approfondendo la relazione, ecco, dedicandosi del tempo e volendo bene al matrimonio, che se vogliamo forse è la scelta di vita più impegnativa che le persone fanno, ma alla quale paradossalmente si dedica poco tempo, poche energie, poche risorse, non all'altezza ad esempio degli altri impegni di vita professionale, della cura pur legittima del benessere, della salute fisica. Ecco, invece una scelta che richiede un impegno per tutta la vita merita come dire, un investimento di risorse, di tempo, di impegno intellettuale e volitivo maggiore. Tramite il OF sicuramente trovate tutti i riferimenti sul sito, e a Palermo è nata anche un'associazione frutto di volontariato. Siamo tutte famiglie che prestano volontariamente la propria professione, la propria passione, l'essere, io sono qui in quanto mamma e in quanto moglie. Questo gruppo su Facebook si chiama Farenet e noi vi aspettiamo per fare famiglia in rete.